Da marzo a ottobre 2021 il costo della farina è aumentato del 38%, la pasta integrale del 33%, il pane è salito dell'11%. L'indagine di Federconsumatori ed è stata svolta su una quindicina di esercizi commerciali da nord a sud Italia. L'associazione si è mossa segnalando all'antitrust tutti i rincari per verificare la sussistenza di ipotesi di cartello sui prezzi dei prodotti alimentari, chiedendo contemporaneamente di monitorare il mercato da intollerabili fenomeni speculativi ai danni delle famiglie e dell'intero sistema produttivo.